Si consolida e si arricchisce di nuovi importanti elementi il rapporto tra la Banca Montepruno di Live Media e il DITAS, Laboratorio Didattico e di Ricerca di Diritto delle Imprese, del Turismo ed Attività dello Spettacolo dell'Università degli Studi di Salerno. Al lancio dell'ultima iniziativa sono intervenuti il direttore generale della BCC Montepruno, Michele Albanese, il direttore del DITAS dell'Università degli Studi di Salerno, il professore Domenico Apicella, e il direttore di DLive Media, Roberto Vargiu. Il progetto intende premiare il merito di giovani studenti universitari nell'ambito della forte azione dell'Istituto di Credito Cooperativo, che insieme ai suoi partner, tra cui anche l'associazione Montepruno Giovani, vuole dare slancio e stimoli agli studenti che si stanno distinguendo nel loro percorso accademico. Onore al Merito 2022 rappresenta la prima edizione di un percorso motivazionale e premiale riservato a laureandi dei corsi di laurea in Scienze della Comunicazione, Economia e Management e Scienze Giuridiche iscritti all'Università degli Studi di Salerno attraverso due borse di studio in Cinema, Cultura e Diritto del valore di 750 € cada una, le quali hanno specifiche finalità e potranno essere utilizzate per il pagamento dell'iscrizione all'università oppure per un corso di formazione, un master post laurea o uno stage in Italia o all'estero. La consegna arriverà durante un evento speciale il prossimo 27 aprile presso l'Ateneo di Salerno, che vede la Banca Montepruno partner del convegno dedicato al cinema, cultura e diritto, dove sarà presente il famoso attore e regista Marco D'Amore. È un interessante punto di partenza, ha affermato il direttore generale Michele Albanese, per aprire nuovamente questo ambito del merito anche presso l'Università di Salerno, grazie a DLive Media e soprattutto con il supporto scientifico del DITAS. Dobbiamo spronare i giovani a fare sempre meglio, a puntare in alto con piccole ma significative azioni. Con i nostri partner vogliamo creare una sinergia che possa arrivare al cuore e alle menti degli studenti, incentivando a fare meglio per prepararli al mondo del lavoro. La nostra struttura, infatti, sarà ottimamente disposta ad aprire le sue porte a queste menti per migliorare sempre più il suo assetto organizzativo. Mi piace sottolineare come questo progetto culturale a favore dei giovani studenti parta proprio dalla volontà del nostro ospite Marco D'Amore, in quanto ha voluto che la sua presenza fosse collegata sia a un'iniziativa concreta per gli studenti, sia all'ambito della solidarietà, i cui dettagli verranno comunicati durante il convegno insieme ai partner. La domanda di partecipazione può essere inviata a partire dal 28 marzo e entro il termine perentorio del 14 aprile, a pena di esclusione, al seguente indirizzo email di livemedia@gmail.com.